Prendo ben volentieri il modello svizzero di tassazione e pare che il cantone peggiore arrivi a pagare, non arriva al 30%, 27%, una cosa sì, ecco. Da noi un'impresa paga il 68,5%, quindi è un miracolo che ci siano ancora imprese in vita. Nel momento in cui poi non riusciamo a finanziare delle opere, e questo purtroppo lo subiamo per un fatto di distorsione fiscale, quindi mentre da voi giustamente si parte dal basso e il basso trattiene quello che gli serve, da noi succede purtroppo l'inverso. Per cui abbiamo regioni che ricevono il 120-130% del gettito prodotto e il 90% arriva sino al 66%, tenendo conto in questo 66% di tutto un insieme di funzioni che lo Stato svolge, che fossero svolte autonomamente ci costerebbero una vita. Per cui in realtà è molto meno di questo 66%. Per cui a noi piacerebbe fare un bel copia e incolla del vostro sistema fiscale e probabilmente non avremo più problemi di, dall'altro di affrontare l'erato, sicuramente, e dall'altro anche di realizzazione di infrastrutture. Diciamo che stiamo tentando questa difficile opera. Non sarà facile arrivare a copia e incolla, però pian pianino, intanto, cominciamo a cambiare la situazione. Per quanto attiene poi alla nota di oggi, per quello che mi riguarda, sono stati attivati i tre tavoli, competitività, sostenibilità e accessibilità relativi alla programmazione. È iniziato in luglio il percorso e vogliamo assolutamente rispettare la tempistica che prevede di completare tutto entro luglio-agosto dell'anno. Stiamo monitorando tutto, ma mi pare che ci siamo e quindi procediamo nel rispettare i tempi. E speriamo